E non può che essere continuare la nostra Battiato Night. Abbiamo ascoltato L'ombra della luce, uno dei brani più intensi, direi questo è proprio un mantra in italiano. Saluto Paolo Franceschetti, ciao Paolo. Ciao Fabio e ciao a tutti. E insomma, al di là di tutto, non si può non così rimanere un po' scossi, anche se magari poteva essere una notizia tutto sommato prima o poi attesa, però comunque quando se ne vanno, no? Personalità di questo spessore, con un'eredità che ci lascia immensa, anche da scoprire e riscoprire, secondo me, però insomma un po' di vuoto si percepisce, anche non può non scattare il paragone come possiamo definirlo, con la bruttezza di quello che propone, no? Il mondo musicale oggi, almeno quello mainstream. Sì, anche se comunque quando se ne va una persona come Battiato bisogna sempre pensare che lui aveva un buon rapporto con la morte. Quindi, infatti, l'ultimo brano, tra l'altro, torneremo ancora. Sì. Torneremo ancora, ecco, appunto. Quindi probabilmente sapeva che quello era il suo ultimo brano. E la morte è un cambio di passaggio. Dispiace a noi, però, cioè, certamente non a lui, insomma. Lui era ben consapevole delle meccaniche celesti di cui cantava, no? Infatti disse anche che, appunto, una volta gli dissero, ma lo chiamarono maestro, lui disse no, ma quale maestro? Cioè, io sono stato protetto da un patto fatto prima che nascessi, e era consapevole che la vita di ognuno deve andare in un certo modo, perché ci sono già dei piani prestabiliti, insomma. E poi diciamo che la sua grandezza che è riuscito facendo, no, qualcosa anche di radiofonico, ma con quello poi ha catturato, tra virgolette, ha portato poi magari una parte di quel pubblico che magari era rimasto colpito, che so, da Cucurucucu Paloma, era rimasto colpito da Cucurucucu Paloma, e poi magari si è ritrovato, ecco, in altri mondi. Quindi anche la grandezza è stata quella, no, di parlare magari un linguaggio apparentemente semplice, che poi ha portato magari una parte del suo pubblico a scoprire ben altro. Beh, semplice non era, no, dico, io parlo dei brani, quelli, no, che la gente ritiene frivoli. Sì, in questo senso sì, poi rimanevano le sue canzoni, anche se io l'ho sempre trovate quando ero giovane senza senso, cioè non riuscivo a capire proprio il senso, che era appunto un senso esoterico, e che ho capito quando poi ho fatto un determinato percorso, ma l'ho capito dopo 40 anni sostanzialmente. E va bene, continueremo ad ascoltarlo nel corso della notte. E invece, Paolo, di che cosa ci parlerai questa volta? Allora, parleremo di un romanzo di Stephen King che si intitola It. Prego. Vado. Vai, vai. Pensavo che dicessi, ma come... Cosa dovevo dire? Dimmi. Cosa dovevo dire? Ma che ne so, mi aspettavo qualche commento, che ne so, è così. No. Okay. Diciamo che non... Spiego perché usci... No, dico, Stephen King... No. Penso di aver letto solo un suo romanzo da adolescente, e poi ho visto il film, no, Stand By Me, che è come dire, è stato realizzato, no, su un romanzo di Stephen King, ma per il resto non mi ha mai attratto più di tanto, ecco, le sue tematiche. Però ascoltiamo molto attentamente. Invece, guarda, a me mi ha sempre attirato da quando ero giovane, e quindi ho letto quasi tutti i suoi romanzi, e quando però ero giovane, cioè avevo poco più di 20 anni, li leggevo e c'era una parte che io non riuscivo a capire, che capirò più in là, poi ho capito in questi anni, cioè molti romanzi, It tra questi, sono una metafora della realtà e sono una spiegazione della lotta tra il bene e il male. It è questo sostanzialmente, ma non è un romanzo, nel senso che sì, è un romanzo,
pare di fantasia, ma non c'è niente di fantasia. Tutto quello, anche che sembra più fantastico, corrisponde invece alla realtà. Ovviamente questo io l'ho capito dopo, negli anni, perché quando ero giovane lessi per la prima volta It. Mi piaceva molto la storia, come si svolge la narrazione nell'amicizia di questi ragazzi, che poi da adulti, siccome hanno stretto un patto nel passato, si ritrovano a combattere questo essere mostruoso che avvolge la città come in una ragnatela e facendola piombare nel male, la città di Derry, una città inventata che non esiste in realtà nel Maine, negli Stati Uniti. E quindi mi piaceva molto la parte narrativa, quella della quotidianità dei personaggi. Poi però, quando c'era la lotta tra bene e male, quando c'era anche la parte del terrore con gli omicidi, io dicevo, ma questo si inventa quattro cazzate messe in croce che ma non c'hanno senso, non c'ha logica la parte del terrore. Quindi mi ero fatto anche l'idea che King fosse un ottimo scrittore che avrebbe dovuto scrivere non dell'orrore ma di qualcos'altro, cioè avrebbe dovuto fare romanzi più ordinari, perché pensavo che quando poi andava a parlare di cose che riguardavano tematiche del terrore, gli omicidi eccetera, si inventasse due cazzate per chiudere il racconto e per fare un po' di scena, ma senza senso, senza una logica. E invece la logica c'era, cioè l'ho capito dopo anni. Per esempio, ci sono diversi omicidi, diversi fatti di sangue nel romanzo, e questi ragazzi cercano di individuare il trade union di questi fatti di sangue. A un certo punto loro capiscono che c'è dietro il male, loro capiscono che dietro c'è un qualcosa che sta nelle fogne di Derry e che avvolge la città come appunto una ragnatela. Non a caso poi un ragno, questo male si manifesta sotto forma di un ragno terribile che loro devono combattere. Ok, e io già questa cosa mi pareva proprio che ci avesse senso questo ragno, così, che poi un ragno da cui dipendono tutti gli omicidi di tipo diverso, ma che, già che dico, che senso ha? Poi a un certo punto nel romanzo c'è che tutti questi omicidi, che sono diversi tra loro per tipologia, vengono attribuiti a un debosciato, a un ragazzo malato di mente, e quindi la polizia chiude gli omicidi così. Loro invece, i ragazzi, capiscono che c'è dietro una regia unica che dipende da qualcosa che avvolge la città, e quindi entrano in campo, ma solo loro vedono questa cosa. E io dicevo, ma che senso c'ha sta cosa? Che significa che una serie di omicidi viene poi attribuita a un soggetto, a uno psicolabile, no? Per me non c'aveva senso. In realtà è quello che succede nella realtà. Questo l'ho capito dopo, l'ho capito occupandomi di omicidi rituali, occupandomi di omicidi o di fatti che sono tipo quelli che descrive King. Cosa succede infatti negli omicidi reali? Il mostro di Firenze, a un certo punto, la colpa di delitti efferati che rimangono nascosti per anni, cioè introvabile l'assassino per anni, quando arriva la scoperta del colpevole sono quattro deficienti: Pacciani, Vanni e Lotti, per giunta solo su confessione, perché altrimenti non l'avrebbero mai preso. Quindi la stessa cosa delle bestie di Satana: omicidi, decine di omicidi che rimangono impuniti per anni, di modalità diverse, con modalità molto differenti l'una dall'altra. A un certo punto si scoprono i responsabili, sono un gruppo di pochi ragazzi minorenni, molti di questi instabili mentali, tanto che finiranno in manicomio criminale. Quelli che non sono in manicomio criminale, cioè non sono instabili mente, sono comunque persone assolutamente inattendibili, eccetera. Ma la stessa cosa succede con gli omicidi di Charles Manson, la stessa cosa succede con gli omicidi di Erba, che la colpa viene data a due soggetti che totalmente improbabili come assassini, incapaci addirittura di leggere e scrivere e parlare correttamente in italiano. Quindi effettivamente lui sta descrivendo la realtà e sta descrivendo una regia unica dietro a questi delitti, e c'è una regia unica infatti anche dietro ai delitti come quelli del mostro di Firenze,
pensiamo per esempio a Mostro di Firenze e Zodiac, che sono stati messi in connessione. Anche nel delitti di Zodiac ci sono tanti delitti diversi, diversi per tipologie, che non possono essere commessi da una sola mano. Il serial killer li commette più o meno tutti uguali, il vero serial killer. A un certo punto viene individuato un responsabile che è una specie di mentecatto, e per giunta poi a un certo punto della storia di Zodiac, in questi ultimi anni, è stata incrociata con quella del Mostro di Firenze. Quindi abbiamo la storia di Vigilanti, che dice di essere stato autore dei delitti di entrambi. Ma in realtà, appunto, queste vicende hanno delle regie che sono regie uniche. Io questa cosa non la capivo all'epoca, perché sembra assolutamente, c'è una cosa non solo di fantasia, ma poi anche senza logica, no? Poi nel libro c'è tutta una simbologia particolare, che non è una simbologia casuale. Anche lì, io quando ero giovane pensavo, a un certo punto c'è l'origine del bene, che è una tartaruga, e l'origine del male invece è appunto questo ragno che appunto questi ragazzi combattono. E qui anche c'è una simbologia che risale comunque all'Oriente, per cui la tartaruga si dice che abbia originato il mondo. Ma soprattutto nel libro c'è una conoscenza precisa e puntuale della magia. Anche qui molte cose che io ritenevo senza senso hanno trovato un senso quando poi mi sono occupato di esoterismo. Intanto c'è una conoscenza precisa delle leggi della magia in tutto il libro. Addirittura si citano dei rituali che sono rituali molto particolari, come il rituale della mano di Gloria, che è un rituale che non puoi inventartelo. Cioè, quindi Stephen King non inventa niente. Stephen King prende dalla realtà. Il rituale della mano di Gloria puoi citarlo, come lo cita King, solo se sei un esperto di esoterismo. Poi, per esempio, a un certo punto c'è un altro pezzo, un episodio inspiegabile. Per la mia logica da 25enne, quando lessi il libro, era inspiegabile, adesso la capisco. Qual è questo episodio? Cioè, a un certo punto questi ragazzi vanno per sconfiggere il male e fanno un patto che quando il male tornerà a Derry, loro, anche se saranno adulti, si rivedranno dovunque essi saranno. E in questo patto c'è una ragazza in mezzo a questo gruppo di ragazzi che si chiama Beverly, e Beverly fa sesso con tutti questi ragazzini. Ma io dissi, ma che c'è? Ma perché deve far sesso a tutti questi ragazzini, a questa ragazzina, che c'entra nel romanzo? No, in realtà c'entra, perché qui c'è una conoscenza della magia sessuale, dei legami che si creano con la magia sessuale. Con il sesso si crea un legame in eterno, anche se la persona tu non la vedrai più. Anche se con questa persona non ci avrei più niente a che fare, si crea un legame per sempre, per tutta la vita. Un legame energetico che ha una serie di conseguenze. E in particolare, quando si fa un patto del genere, ecco che il legame sessuale può rafforzare questo patto. Infatti, quando questi ragazzi si perdono di vista, diventano adulti, però a un certo punto uno di loro li richiama, perché è tornato il male a Derry, da adulti torneranno per combattere il male. E anche qui c'è non solo una morale in questo libro, ma c'è anche una serie di insegnamenti che sono tratti dall'esoterismo. Cioè, cosa vince il male? Intanto chiamiamolo, per definizione semplicistica, la magia nera. Contro la magia nera si combatte con la magia bianca. E l'amicizia o l'amore è un legame fortissimo che lega le persone. Quando tu fai le cose legate da amicizia e amore per la verità, questo legame diventa fortissimo, quindi è idoneo a fronteggiare quasi qualsiasi tipo di male. È il legame più forte che si può creare. E poi c'è un altro concetto fondamentale, sempre, che riguarda appunto la magia, la lotta tra male e bene.
anche questa è una cosa che io non trovavo senza logica. Era una parte addirittura mi annoiava quando leggevo il romanzo, in queste parti qui in cui i ragazzi combattevano contro sto ragno, io francamente mi annoiavo, quindi saltavo quelle parti. Perché questi ragazzi combattono questo ragno terribile, feroce, potentissimo, con dei mezzi che sono prevalentemente la fantasia. A un certo punto il malato del gruppo, ognuno di questi ragazzi rappresenta una sorta di avatar di qualcosa di un classico, in pratica un simbolo di ciascuno di noi, quindi ciascuno rappresenta una parte tipica di ciascuno di noi. Il malaticcio del gruppo è di Duchamp, rimanda indietro questo ragno terribile con un inalatore per l'asma, e a un certo punto c'è scritto chiaramente come è l'immaginazione che conta, la fantasia che conta per sconfiggere il male, la forza di volontà. Ah, ma l'altra cosa assolutamente fondamentale che riguarda la realtà è che sì, questo mostro è terribile, questi omicidi che commette sono terribili, ma ciascuno delle vittime è rimasto solo vittima delle sue paure, perché questo it, questo essere malvagio, compare in varie forme, ma assume la forma che hanno le paure della persona. Quindi questo essere può agire solo se l'essere ha paura e solo se l'altro è sostanzialmente vulnerabile a queste paure, altrimenti non ha nessun potere. Anche questo è un principio fondamentale dell'esoterismo, ed è un principio fondamentale che certi poteri conoscono bene, tant'è vero che cercano di tenere le persone sotto una cappa di paura e agiscono poi per mezzo, diciamo, delle loro paure. Ecco, quindi questo libro è una metafora della lotta tra bene e male, ma non è un romanzo, o meglio è sotto forma di romanzo, ma è un romanzo che descrive quello che succede effettivamente nella realtà. Cos'è la realtà? Io ancora non ho capito, qui poi chiudo questa prima parte, se Stephen King sia un iniziato, uno consapevole di quello che scrive, oppure se canalizzi solamente certe cose, o anche tutte e due, insomma, perché comunque non è un semplice romanziere. Tra l'altro credo che dal punto di vista esoterico la sua missione nel mondo sia quella di diffondere, sia pure in forma subliminale, certe realtà. Non a caso il suo nome Stephen King, Stefano significa corona, King re, quindi è il re con tanto di corona del terrore, e credo che appunto non, diciamo, sia comunque ci abbia una parte del suo lavoro che sia ispirata, voluta dall'alto, insomma, comunque uno strumento di altre forze, non è semplicemente un romanziere che ha parecchia fantasia. Tra l'altro, appunto, non è fantasia la sua, è realtà. La domanda che ci si può fare, e un po' hai risposto in questo tuo ultimo intervento, il senso di mettere sotto forma di romanzo, cioè questo messaggio tu l'hai colto, ma quanti lo hanno colto? Cioè, qual è tu dici che a livello subliminale comunque ti apre la mente? Non lo so. No, non credo che apra la mente, perché a me, per esempio, non me l'ha aperta, nel senso che quando io leggevo questi romanzi, la parte poi, proprio quella del male, così, quella la saltavo proprio, perché mi piaceva di King la parte della quotidianità in cui descrive la vita dell'americano medio, l'amicizia, soprattutto King è poetico quando descrive l'amicizia tra ragazzi. Tu hai citato infatti Stand By Me, che è uno dei capolavori di Stephen King, in cui si parla dell'amicizia tra quattro ragazzi. Io l'avrò visto quel film, penso che l'avrò visto 15 volte, 20 volte, perché non mi stanco mai di vederlo. È una poesia dall'inizio alla fine, ma è proprio perché parla dell'amicizia di quattro bambini. Non c'è lì il terrore, non ci sono cose truculente, diciamo così.
e poi è nostalgico, c'è tutta una serie di cose veramente molto belle. E quindi a me non ha messo nessun messaggio subliminale, pensavo fossero tutte cazzate le cose che scriveva riguardo all'orrore o comunque frutto di fantasia. La domanda che mi facevo era: ma come fa ad avere tanta fantasia una persona del genere? Ha prodotto una quantità di romanzi talmente strabiliante, poi tutti, quasi tutti ottimi come romanzi, che veramente mi domandavo come è possibile avere una fantasia del genere. Bisogna veramente essere dei geni. In realtà, secondo me, poi l'ho capito, non bisogna essere dei geni, bisogna essere ispirati, ispirati dall'alto. E però qui aggiungo anche probabilmente avere delle conoscenze esoteriche, cioè è probabile che lui stia in delle fratellanze esoteriche perché la conoscenza è un po' troppo specifica. Cioè, quando mi vai a citare il rito della mano di Gloria, io capisco che tu comunque dei libri di magia li hai letti e non dei libri qualsiasi. Non hai comprato alla libreria, diciamo quella della città, il bestseller che è uscito di recente sulla magia, come difendersi dagli influssi negativi. No, tu hai comprato un libro di magia specifico, perché questo rituale sta in dei libri dell'Ottocento, del Novecento, ma è un rituale molto particolare. Ecco, ma questo appunto insiste su questi temi così molto horror anche se vogliamo, non genera però anche un qualcosa di negativo, comunque veicolare questo tipo di storie? Guarda, alcuni film dell'orrore sicuramente hanno, diciamo, come obiettivo quello di indurre terrore, aumentare il terrore nelle persone, quindi generare paura, quindi partono da un fine che vogliono realizzare che è negativo. Però i libri di King no, perché sono quasi tutti a lieto fine e ci sono dei concetti nella lotta tra il bene e il male, che non ti fanno venire voglia di parteggiare per il male. Penso, per esempio, a un altro capolavoro di Stephen King, che è L'ombra dello scorpione, no? Da cui è stato tratto poi una serie televisiva che si chiama The Stand. E lì c'è proprio questa lotta tra bene e male, allo stato puro, ma in cui, cioè, il messaggio è chiaro. Intanto è chiaro di come il male si fronteggia col bene, quali sono le armi, quali sono i principi, i concetti generali, diciamo, di questa lotta. E poi non ti viene voglia di parteggiare per il male, né ti viene voglia di vedere il male come qualcosa di positivo, diciamo così. Quindi non mi sembra che il suo sia come fine un fine negativo alla fine. Che poi lui classe 1947 e siamo arrivati al credo anche nel 2000, dunque nel 2021 è in uscita ad agosto Billy Summers e anche nel 2022 è prevista l'uscita di Gwendy's Final Task, mentre credo in Italia. Non so se l'ultimo pubblicato è l'Istituto, perché poi c'è anche, o forse Later, Sperling e Kapfer, che è la casa editrice che pubblica Stephen King in Italia. Ecco, l'ultimo, l'Istituto, che è un romanzo horror thriller fantascientifico, in cui c'è la storia di Tim Jamison, lascia il suo lavoro in Florida, si accinge a trasferirsi a New York City, tuttavia per una coincidenza cede il suo posto sull'aereo e si ritrova invece nella piccola e sperduta cittadina immaginaria di DuPrey, capoluogo della contea di Fairlin, South Carolina. Essendo stato un ex poliziotto, Tim trova facilmente lavoro come guardia notturna, guadagnandosi la simpatia dei cittadini. Nel frattempo, a Minneapolis, tre intrusi entrano nella notte a casa del dodicenne Luke Ellis, un ragazzo molto intelligente, uccidono i suoi genitori, drogano e rapiscono il ragazzino. Al risveglio, Luke scopre di trovarsi in una stanza identica alla sua, ma senza la sua finestra, in un edificio chiamato l'Istituto, collocato, come viene a sapere in seguito, nel cuore dei boschi del Maine, pressi di una piccola cittadina immaginaria. L'istituto ospita altri bambini e ragazzini, tutti dotati di particolari poteri extrasensoriali, telepatia, telecinesi più o meno potenti. Luke si trova al momento nella zona della struttura definita la prima casa,
dove fa la conoscenza e amicizia di altri ragazzi. Nella struttura i bambini, dopo un periodo di tempo indeterminato, sono promossi alla seconda casa per poi sparire e non essere più rivisti. Lo staff della struttura promette che i loro genitori stanno bene e torneranno da loro quando avranno terminato i compiti assegnatigli, ma i bambini non ci credono, intuendo la verità. Luke chiede dove si trovi esattamente l'istituto nel Maine, ma gli viene detto che l'unica cosa che sa, le coordinate dove si trovano sono TR-110, questo lo sa perché è riuscito a leggere nella mente di un dipendente della struttura, eccetera, eccetera. Il capo della struttura è la signora Sigsby, che assieme al resto del personale si occupa di studiare, potenziare e sfruttare i poteri dei bambini, i quali vengono classificati come telepatici o telecinetici, mediante torture spietate, paragonabili a quelle di Mengele. In particolare, uno degli obiettivi principali è infondere ad alcuni ragazzi ambedue i poteri, essendo stato scoperto che vi sono ragazzini telecinetici in grado di assimilare anche la telepatia e viceversa. Nel subire questi esperimenti, con annesse iniezioni di sostanze ignote, i ragazzi hanno il campo visivo invaso da puntini multicolore che i medici della struttura chiamano Stasi Lights. Queste appaiono nel campo visivo dei pazienti quando utilizzano i poteri indotti dagli esperimenti. Una volta che i poteri dei bambini raggiungono il culmine tramite gli esperimenti, vengono portati alla seconda casa. Luke, che è dotato di un'intelligenza fuori dalla norma, comincia a progettare una via di fuga mano a mano che i suoi amici scompaiono perché promossi. E questo, insomma, è una parte. E quindi il tema comunque... Beh, guarda, per esempio, quello che hai detto, quello che hai letto tu, no? Sembra una cosa di fantasia, ma non è di fantasia. Ci sono dei bambini con poteri particolari che in effetti vengono o rapiti, è il motivo di certe sparizioni misteriose, per esempio, che ci sono nell'ambito dei minori, però è una minima parte quelli che spariscono per questi motivi, però ci sono anche questi bambini con poteri particolari, vengono individuati da determinati apparati, da determinati poteri, e vengono presi per fargli avere un'altra vita al servizio di questi poteri. Questa cosa sembra ovviamente fantascientifica, ora chiaramente i soliti idioti diranno ma che dovremmo credere a te, no? Allora, tanto io conosco diverse amiche, amici, veggenti, sensitivi, e tutti hanno questa storia di accaparramento, di tentativo di accaparramento da parte di certi poteri. Ovviamente quelli che conosco io sono persone che sono riuscite a preservarsi in qualche modo, normalmente sempre perché la famiglia ha avuto la fortuna di rendersi conto che c'era questo pericolo e quindi l'hanno protetti. Per esempio, la mia amica strega, di cui parlo spesso, insomma, che abita in Francia, è una di queste, ma conosco altre persone così. Ma ci sono persone come Umberto Di Grazia, ad esempio, è un personaggio abbastanza noto nel mondo della controinformazione, perché lui ha un sito e poi si occupa di spiritualità. Lui ormai ha oltre 80 anni, comunque è stato, e infatti parla liberamente di tutto. Proprio qualche settimana fa, insieme al mio amico Piero Camerinesi e altri, insomma, eravamo a pranzo con lui, ed ascoltarlo è come assistere a un film di fantascienza, perché lui racconta veramente quello che appunto succede nell'ambito di certi apparati, perché ha lavorato per i servizi segreti per anni, è stato un ufficiale NATO, poi adesso in pensione chiaramente, è stato nei servizi segreti. Siccome è un veggente, appartiene a un gruppo che si chiama Gruppo Moebius, che è un gruppo selezionato di veggenti in tutto il mondo, sono mi pare 7 o 5, adesso non ricordo, e vengono consultati dai servizi segreti di tutto il mondo, non lavorano per un solo servizio segreto, sono un po' al servizio di chiunque gli chieda di agire con le loro facoltà. E loro che cosa fanno? Praticamente vengono consultati tutti contemporaneamente, senza sapere qual è la domanda, senza che si possano consultare l'uno con l'altro. Se il più del 70% delle risposte di questi veggenti coincide, l'informazione viene ritenuta esatta, e spesso quindi poi chi ci deve lavorare ci lavora, insomma, come se l'informazione fosse appunto un'informazione reale e attendibile. Ecco, lui è un veggente, per questo ha lavorato in questo modo, non ci ha avuto bisogno di essere rapito, perché lui naturalmente ha lavorato in questo campo così come gli altri, ma alcune volte
lui racconta appunto che alcuni vengono prelevati con la forza, specialmente quando hanno delle doti molto forti, insomma delle caratteristiche molto spiccate. Ma poi, senza andare troppo lontano, qui non si parla di bambino prodigio, ma si parla di una persona con delle caratteristiche particolari. Sto pensando al caso di Davide Cervia, no? Questo qui non si tratta di bambini, ma il fenomeno è lo stesso, cioè certi apparati, quando hanno bisogno di certe persone, le prendono anche contro la loro volontà. Qui Davide Cervia era un militare esperto di guerra elettronica, uno dei pochissimi esperti di guerra elettronica in Italia, sono persone selezionate. A un certo punto fa la scelta di vivere in famiglia, di fare un lavoro normale, di lasciare l'esercito. Non glielo permettono, lo rapiranno, l'hanno rapito e l'hanno fatto scomparire. E attualmente, dopo oltre 30 anni, non si sa esattamente dove stia e che fine abbia fatto. Questo perché? Perché certi apparati lavorano così, quindi non c'è niente di strano. Cioè, certo, quando si parla di bambini la cosa fa ovviamente scalpore, uno può pensare che siano fantasie, ma non è così. Molti dei ragazzini scomparsi, specialmente quando dietro alla scomparsa c'è un gran casino mediatico, spesso ci sono fenomeni di questo tipo. Leggevo poi anche The Outsider, dove ritorna un tema ricorrente, quello della creatura mostruosa che si nutre della sofferenza degli uomini, già visto in Doctor Sleep. C'è anche il tema del gruppo di amici che affronta insieme il pericolo, quindi con il sacrificio di alcuni dei suoi componenti. Questo qua racconta la storia di una città dell'Oklahoma, dove un ragazzino di 11 anni viene trovato morto dopo aver subito terribili violenze sessuali. Tutti gli indizi portano a Terry Maitland, che è un padre di famiglia, professore di inglese, allenatore di baseball, molto attivo nella comunità. Nonostante numerose impronte digitali rilevate sul luogo del delitto, la presenza di tracce di DNA e le testimonianze di molti suoi concittadini che dichiarano di averlo visto in prossimità del luogo del delitto in compagnia della vittima, lui si dichiara innocente. Sorprendentemente il suo avvocato, che si chiama Howard Owigold Salomon, riesce a individuare un video che lo ritrae il giorno del delitto a un convegno in un'altra città e in compagnia di molti suoi colleghi che confermano l'alibi. L'assurdità della situazione non lascia spazio a spiegazioni razionali. Il giorno del processo Terry Mayland viene ucciso sulle scale che lo portavano al tribunale dal fratello della vittima. Il caso sembra chiuso, ancorché la situazione resti inspiegabile, ma il detective Ralph Anderson, divorato dai sensi di colpa per aver arrestato in modo plateale Terry Maitland e aver distrutto la sua famiglia, decide di continuare a indagare. Al suo fianco ci sono altri personaggi, come un'investigatrice privata già comparsa in altri romanzi di King. Lo svolgimento della trama porterà il gruppo di investigatori in Texas, ma sconvolgerà la razionalità di Ralph e degli altri sino allo scontro finale con il cosiddetto assassino. Quindi anche questo è un tema comunque che si lega, se vogliamo, alla cronaca. Sì, sì, ma lui, te l'ho detto, la maggior parte dei suoi libri sono proprio tratti dalla realtà. E questo, per esempio, del male che si nutre delle sofferenze altrui c'è anche in It, e quindi più lui causa sofferenza più si nutre, e questo è, l'abbiamo detto tante volte, alcune entità, e tra l'altro nel libro questo ragno si chiama, lo chiamano proprio l'entità, in alcuni punti lo indicano con questo nome. Ci sono delle entità non umane che si nutrono della sofferenza degli esseri umani e sono una realtà al mondo esoterico, insomma, chi si occupa di queste cose. Lui questo mette nel libro, nei suoi libri. E questo, insomma, è stato un percorso interessante. Visto che ci rimane qualche minuto, è un po' di tempo che non leggiamo le tre domande di Marco, che poverino ce le manda tutte le settimane e io leggerei. Allora
Paolo, secondo te perché fu ucciso Hoffa? Per quali motivi? Ma cioè, Marco mi fa delle domande per cui presuppone che io sappia tutto e conosca tutto. Ora, so chi è James Hoffa, che era il sindacalista di ecco, già non mi ricordo la città, forse di New York, era un sindacalista comunque, che era anche un diciamo un criminale, un boss che era poi a capo di questo sindacato. Perché fu ucciso? Ma io credo in una guerra di potere, per cui c'erano probabilmente altri che volevano prendere il suo posto, insomma, aveva fatto delle cose che non andavano, insomma. Però di più non so, cioè non è che è una cosa che ho approfondito, ho studiato, insomma, no. Avanti, se tu l'anno scorso fossi stato il capo del governo, avresti sospeso le libertà? Ma guarda, Fabio, assolutamente no. Ma il problema è che non è che il capo del governo decide. Conte, come adesso Draghi, non decidono un cazzo. Sono altri poteri che decidono, di cui loro sono meri esecutori. E chiunque si opponga all'agenda globale che è già stata programmata da anni e in altre sedi, comunque viene messo fuori, viene messo al bando. Quindi non è chiaro che io, se fossi presidente del Consiglio, farei cose diverse, però se lo fossi realmente, se mi nominassero realmente, non avrei nessun potere, perché non potrei non tener conto di quelli che ho sotto, di quelli che ho sopra, soprattutto. Ma poi non basta cambiare un uomo e mettercene uno al posto di un altro in un posto ancorché di comando per poter cambiare un sistema. Non cambia niente, il sistema ormai da sempre è fatto in un certo modo, e ciascuno di questi personaggi potenti sono un ingranaggio del sistema che non può fare nulla. Ma io mi sa che mi chiedo spesso, no, secondo te ai meri esecutori come gli viene detto fai questo, fai quest'altro, no? O lo intuiscono? Allora, in alcuni casi lo intuiscono, lo fanno naturalmente, nel senso che quando tu sei collocato in un certo posto sai naturalmente qual è il, diciamo, il tuo compito. Se tu sei il CEO di una grande multinazionale del farmaco, sai perfettamente che devi spingere per i vaccini, quindi non c'è bisogno che te lo dica qualcuno, è il tuo posto che ti fa andare verso una certa direzione. Talvolta gli viene detto, specialmente in corso di cammino, non è che, e quindi possono, questi, chi sta al governo, quindi un presidente del Consiglio o della Repubblica, non è che può sapere tutto quello che dovrà andare a fare. Infatti, che cosa succede? Che spesso partono con belle speranze e anche buone iniziative, e poi però purtroppo nel corso del loro cammino si trovano questi personaggi sempre contro degli ostacoli. Pensiamo a Berlusconi, che voleva fare una riforma del sistema fiscale. Certo che a lui interessava anche a livello personale, non era solo per una ragione di giustizia l'abbassamento delle tasse, che lo vorrebbero tutti. Lui però avrebbe avuto degli interessi anche personali, quindi era doppia la sua forza nel voler abbassare le tasse. Non gliel'hanno permesso, perché un presidente del Consiglio non ha il potere di determinare la politica del suo governo, purtroppo, perché viene decisa appunto l'agenda da altri. Barack Obama in America ha tentato di fare una riforma, il cosiddetto Obamacare, una riforma della sanità e diverse altre riforme, specialmente nell'ultima parte del suo mandato, per esempio, ha cercato di fare una riforma per esempio in materia di armi, ma niente, non gli è stato permesso. Comunque, quando è arrivato Trump, immediatamente ha distrutto tutto il buono che aveva fatto Obama. Poi Trump ha cercato di fare a sua volta qualcosa di buono, ma tanto dopo però il resto, cioè, non è che Obama è stato Obama ha fatto anche guerre, no, che se no detto così sembra che Obama io non sto incensando né Obama né Trump,
Trump è stato un criminale che ha fatto una serie di cose criminali, che nell'ultima parte del suo mandato ha fatto anche delle cose buone. Basti pensare che è l'unico presidente degli Stati Uniti che non ha dichiarato una sola guerra, una, non ne ha dichiarata una, quindi non, e ne ha, né ne ha scatenate e quindi, cosa che invece Obama per esempio ha fatto, ecco. Ma c'ha, perché ciascuno di loro deve agire a istanze superiori, secondo ordini superiori, poi magari nel suo piccolo cercano di fare qualcosa di buono, anche perché fare qualcosa di buono per la società di un paese significa anche essere ricordati in modo positivo, quindi non è detto che sia solo una cosa altruistica, no? Cioè, come la cosa di Berlusconi sulle tasse, non è che lui lo faceva perché era bravo, comunque lo faceva perché comunque era una cosa che doveva essere fatta, dovrebbe essere fatta e chiunque la dovrebbe fare, ma nessuno riesce a farla perché appunto ci sono altre forze che determinano l'agenda del governo di un paese. Quindi qual era la domanda? Scusa, mo ci siamo persi. Se tu avessi sospeso le libertà. Ah, se avessi, certo che no, teoricamente questa situazione andava risolta implementando la parte che riguarda la sanità, quindi più posti letto, più medici, più infermieri, e certamente non distruggendo l'economia come si sta facendo adesso. Qualche giorno fa, adesso non mi ricordo la data, ma pochi giorni fa hanno detto che erano 97 morti. Ok, 97 morti. Noi abbiamo in Italia non so quante migliaia di comuni, quindi ogni, cioè, parlavo con una persona che mi stava dicendo, adesso non ricordo esattamente le cifre, comunque abbiamo un morto ogni 20 comuni al giorno, quindi per un morto in 20 comuni, non in ogni comune, per un morto ogni 20 comuni blocchiamo tutta l'economia italiana. Ma è una cosa assurda, non c'ha senso, non ha logica. Casomai quell'unico morto cerca di diminuire questa statistica con l'aumento appunto dei fondi che dai alla sanità, ma non certamente andando a chiudere i bar, i ristoranti, le aziende, le imprese, mettendo il coprifuoco e facendo queste cose assurde. Però vabbè, questa è una cosa che se io andassi alla presidenza del Consiglio, comunque non avrei che altra scelta che effettuare quello che mi ordino, non è che avrei mano libera e libertà d'azione. Andiamo con l'ultima domanda. Putin è un dittatore? Ma non capisco la domanda. Cioè, Putin, cioè, sta in una Russia che è stato uno stato dittatoriale per secoli. Adesso, diciamo, da qualche decennio, da pochi decenni, ha cominciato a conoscere una parvenza di democrazia e di libertà, che è una parvenza, chiaramente, e che vogliamo che sia, cioè, comunque tanto è figlio del suo tempo, quindi era un membro del KGB di quando la Russia era una delle nazioni più feroci e repressive della libertà al suo interno, tanto feroce e repressiva che, infatti, a chi dice che oggi siamo in una società dittatoriale, noi ora, sì, è vero, ma siamo sempre in un'oasi di felicità rispetto alla Russia di qualche anno fa. Lui quindi viene da lì, è chiaro che, cioè, la mentalità democratica non la puoi creare solamente perché è cambiato formalmente il regime qualche decennio fa, quindi vabbè, è figlio del suo tempo, insomma. E poi concludiamo con Gianluca. No, mi fa ridere queste tre domande di Marco. Sono contento comunque che le abbiamo lette, perché visto me le rimanda con Mazzucco non riesco per il momento a fargliele, ma come dire, magari una volta gliele faccio anche a, no, forse una volta gliele ho fatte, perché ora le manda anche a Mazzucco, lo sai, sempre tre domande. Ecco, va bene, non sono l'unico perseguitato. No. Allora, Gianluca chiede: pensando a chi legge i fondi del caffè e da quello che rimane nella tazzina, è normale che dopo aver tirato tre volte lo sciacquone la merda continua a galleggiare? Guarda, non ho capito
la domanda. Mi pare che sia una battuta, ma non fa ridere. No. Non capisco perché tu l'hai letto, soprattutto una strozzata del genere, però vabbè. Ma sai che c'è qualche buon tempone che ci scrive? Sì, ma il problema non è il buon tempone, il problema sei tu. Perché se uno è un idiota, poveretto, non ci puoi far nulla. Però se tu leggi la cosa che legge, che scrive l'idiota, gli dai importanza e gli dai un certo rilievo, però la responsabilità è tua, non è dell'idiota. Forse siamo due idioti. Allora, bene, bene. Comunque, bello questo parallelo tra la tazzia del caffè, no? Chissà se c'è effettivamente una comunanza. Io ringrazio molto. Guarda, peccato che Battiato non sia anche un più vivo, perché sennò si avrebbe fatto una canzone. Comunque, una volta mi è capitato anche a me questo problema. Non so se a te ti è mai capitato. Ho capito cosa vuole dire Gianluca. Non so, a te ti è mai capitato? Guarda, caro Paolo, a questo punto noi ci diamo appuntamento venerdì alle 20 con la scuola di astrologia e poi la prossima settimana per un altro incontro di questo tipo. Bene, ciao a tutti. Buona serata, buonanotte. Ok.